Così, prima di tutto, lasciate che io affermi la mia convinzione che la sola cosa che dobbiamo temere è la paura stessa. 1933. Il neo presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, presenta al Congresso una nuova organizzazione chiamata Civil Works Administration per affrontare la grave crisi economica che da un anno ha raggiunto livelli tragici. Un quarto della popolazione americana non ha un'occupazione. Gli agricoltori sono sul lastrico, la produzione industriale si è dimezzata rispetto al 1929 e 2 milioni di persone sono senza casa. La Civil Works Administration crea nuovi posti di lavoro con la creazione di progetti per la costruzione di infrastrutture, strade, ponti, scuole e con l'assunzione all'interno dell'organizzazione stessa. La Civil Works Administration è finanziata e gestita dal governo e impiega oltre 4 milioni di persone. Nonostante i posti di lavoro siano temporanei e scarsamente retribuiti, l'organizzazione ridà una dignità a milioni di americani. Il 1 aprile 1934 viene chiusa perché è troppo costosa.